Ciao, 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 ciao. Allora, dall'inquadratura si capisce che oggi c'è il tutorial e poi comunque lo avevamo annunciato col post stamattina. Mini tutorial, breve, breve, perché è veramente una cosa semplicissima, di una mezz'oretta, non vi impegniamo di più. E su come modellare il primo metodo, quello che si usa quando si impara questa tecnica, il primo metodo di modellazione per le pellicole del sospeso trasparente. Quindi, come dicevamo anche nel post, siccome crescete sempre di più, voi appassionate di questa bellissima tecnica, allora ogni tanto ripetiamo la tecnica base appunto per la modellazione, che poi è quella diciamo più utilizzata perché è proprio quella più semplice di tutti, che è con la candela. Intanto vi Si state, vede la candela, sì. si È già vede, è anche accesa. accesa, però forse così non si vede. Sono semplici passaggi, adesso Stefania ve li fa vedere poi chiaramente nel dettaglio. Il nostro telefono 370 10 25 425, come al solito, per tutte le richieste. Vi ricordiamo che siccome dopo l'evento che abbiamo avuto qui con Monica, le pellicole che ci ha portato sono già finite. E noi dobbiamo fare un piccolo riassortimento. Se avete richieste di pellicole che volete avere, che non, magari non avete fatto in tempo a prendere la scorsa settimana, ce lo chiedete sempre a questo numero, sempre cortesemente con lo screenshot, perché soprattutto le pellicole di Monica con i nomi è un po' un problema perché alcuni nomi si somigliano, per Bisogna cui prendere serie e numero serie, quadrato. numero e se potete ancora meglio lo screenshot di quello che volete. Diciamo che noi, presuppongo, metà, fine prossima settimana faremo l'ordine, per cui avete tempo fin tutta la prossima settimana, diciamo. Intanto comunque vi faccio vedere come si identificano le pellicole di No, no, Monica. non si vede, aspetta. Ok, vedete su ogni pellicola c'è serie. Ferma sta perché sennò va fuori fuoco. Ok, c'è la serie. E poi un numero, ad esempio questa è la serie 4, numero 13. No, Va fuori fuoco, aspetta. No, era andata. Così si legge un po' di più. ok, che poi è quella che lavoreremo oggi. Poi, tanto dovrebbe durare poco, a meno che non ci Ciao siano Loredana. bavari, che non ci siano domande, eccetera. Magari dopo vediamo al volo le pellicole che invece sono disponibili Sì. ancora. Ci Allora, fai vedere anche in anteprima gli accessori che occorrono per questa tecnica ah base, sì, la quindi base vi servono i bulini, alla confezione li che contiene sono tutte e questi due. due, Sì, la confezione è questa. E il tappetino in lattice, eh? Il lattice, e queste esatto. sono disponibili. Sì, questi sono disponibili. Specifichiamo, siccome è una delle domande che ci fate, che i bulini per il sospeso trasparente sono questi in legno. Sì. Non possono essere utilizzati i normali bulini in metallo perché graffiano la pellicola. Ciao Franca! Ciao Franca. Esatto. Per cui è Servono solo il questi. bulino in legno. Ok? Sono quattro punte diverse, Esatto. dalla più piccola alla più grande. Queste sono le intermedie. Io oggi utilizzerò prevalentemente questa qua, che è la misura proprio di mezzo. E mi sono ritagliata al volo due stelle di Natale bianche da questa appunto pellicola. Allora, io vi lascio a Ah, Stefania perché e dove vai io? no, seguo sul tab, mi Ok. siedo. Tanto seguo sul tablet, se arrivano domande te le giro. Vai. Allora, io ho scontornato il disegno. Aspetta, cominciamo prima da quella più grande.
scontornato il disegno, così come è il disegno. Però per avere un effetto migliore, un effetto 3D migliore, bisogna sempre separare un po' i petali, quindi approfondire, non mi viene un altro termine, di più il taglio, vedete, per staccarli tra di loro. Io poi mi rimodello un pochino, ecco, vedete, così avendo separato il petalo ovviamente rimane un po' uno spigolo, io in genere me lo rimodello un pochino con le forbici, ecco, in maniera di renderlo più reale. Quindi faccio questo lavoro, c'è chi lo fa anche dopo, averli modellati, però Ciao a Lucy, me. ben Ciao arrivata. Lucy! Ah, se avete domande nel frattempo, voi scrivetele e vi rispondiamo in diretta. Non abbiamo detto l'orario, sono le 15:05 Sì, adesso. adesso sì, però Ciao siamo. Anto! Ciao Antonella, però siamo partite Sì. puntuali, quindi. Allora, quindi mi finisco questo lavoro di ritaglio, che ci aiuterà a dividere meglio i petali, a modellare in maniera più realistica. Vedete? Ok. Nel frattempo ho acceso la candela. E quando hai fatto, Se stai magari. poi lavoro sì più No, avanti fai questo. vedere quello che hai fatto adesso quando hai Sì. terminato verso la Sì. telecamera, perché sennò è comunque coperto dalle forbici e dalle mani. Vedete? No, Io avvicina, avvicina. Aspetta. Ok, vai, ho fai vedere. separato Ok. e mi sono addolcita un po' questi spigoli che resteranno. Devo prendere appunti per chi Perché sapete sapete? Ah, voi, ok, ti ok, hanno mandato vai. a studiare. Perfetto. Brava, prendi appunti. Ok, allora a questo punto io mi sono separata, no, questo un pochino di più, tutti quanti i petali. Ok? Ok. Mi ritocco un attimo questo. Scusate. Ok, allora a questo punto ho la mia candela già accesa. In linea di massima ho scelto la punta questa qua, che è una via di mezzo, perché in linea di massimo, ma forse anche questa grande per i petali un po' più grandi. Comunque, insomma, userò il bulino mediano. Ciao Niki. Ciao Niki! Il bulino mediano e iniziamo. Allora, è semplicissimo. La pellicola conviene scaldarla sempre guardando noi il retro, ok? Il retro verso di noi, quindi dal dritto, il dritto è quello che va sulla fiamma. Guardate, si vede? No, Sì. avvicino. Vedete che, ecco, ha già reagito. Mi poggio sul tappetino e mi vado a modellare con un pochino di forza il primo petalo. E eccolo qua. Vedete, ci ho messo un attimo. Sì. Ripeto la stessa cosa su tutti quanti. Ecco, mi raccomando che ci sia il tappetino sotto, anche perché se avete se no un piano che fa resistenza, questo lavoro non vi verrà mai. Antonella, vedi che la candela rimane accesa dentro? All'interno, sì, è bella Mamma mia, scoperta. Anche un'esperienza oggi, se avessimo quest'estate. fatto il corso, anche oggi ci sarebbe stata La la bufera. Infatti, stessa difficoltà di quest'estate, perché qua su Via Gruto c'è c'è sempre un questa galleria vento. del vento perenne, però a volte un pochino più leggero, e invece anche oggi c'è la bufera. Per cui la candela avrebbe avuto le sue difficoltà Sì. un'altra volta. Ok.
Il rumore tipo dei piatti. sì, è l'attrito sulla plastica. Vedete che io utilizzando la punta in legno, proprio il disegno non si Non si rovina rovina, no, assolutamente, se no non si si graffia. graffierebbe. Esatto, si graffia. Anche se lavorata al rovescio. Soprattutto se lavorate al rovescio si graffia, perché Esatto. in effetti la stampa sta sul rovescio. Poi non sto lavorando al meglio perché ovviamente per farvi vedere devo stare lontana, quindi vado un pochino a intuito. Questo è Sei uno. dentro oggi è facile, sì, Infatti. oggi, infatti l'abbiamo detto Antonella, oggi sì, ma se Oggi. fossimo a fare il corso fuori anche oggi dovevamo mettere Sì. le coperture come quest'estate che Ok. abbiamo arrangiato qualunque cosa per fargli da paravento ai Allora, candele. vedete però, a Vai. questo punto, avendo io lavorato tutto dal rovescio, ho questo effetto qua, cioè l'effetto Ragno. piovra. Ok, quindi devo riabbassarmelo e renderlo più realistico. Che faccio? Scaldo sempre nello stesso modo il centro, ma poi me lo vado a mettere al dritto e premo, premo, premo al centro col bulino, anche senza muovere. Ok, e vedete che le ho alzate. Sono andati in su i petali, come è molto più naturale che sia. Però se me li voglio un pochino riappiattire, io uso sì il bulino per fare la prima modellazione, ma poi uso tanto anche proprio solo le mani, nel senso che la forma gliela faccio prendere sul piatto. Ok, questo petalo mi piace che vada a finire in su. E io ho modellato il mio primo strato, quello più grande per cui è il sotto, cioè io voglio creare un fiore a due strati, ok? Me lo abbandono. Prendo quello più piccolino, rifaccio al volo lo stesso lavoro di prima. C'è qualcuno, Ah, vi devo ok, abbandonare, vi Lucy. Ok, guardo stasera, ok, grazie Lucy. Lucy. C'è qualcuno che chiede di entrare in diretta però. Stefania Sabatini, ciao Ciao, Stefi. Stefi. Stefania, noi ci proviamo, ma tanto non succederà niente. Ci proviamo, ma. Perché una volta. No, l'altra volta ci siamo Sì, che riusciti. erano mille volte che ci provavamo, Sì. però, eh. Io ci provo, Stefania, però non ti prometto niente. Eventualmente continua a seguirci così. Quanto Allora, sto facendo lo stesso. viene il kit? Il Che kit di kit? cosa? Esiste un kit. Allora, Le esiste il pellicole sono a parte. tappetino e il kit dei bulini. Poi le pellicole prendi quelle che vuoi. Ti possiamo dire il prezzo del tappetino e dei bulini. Ora te lo. Le Infatti, pellicole. connessione rifiutata. Ciao Ah. comunque Stefania che saluta tutti. Ciao a Ciao, tutti. Stefi. Vado a prendere le confezioni Sì, un attimo, sì. prendi a sto punto pure direttamente le pellicole, così poi le facciamo vedere. Io sto facendo lo stesso lavoro di prima, di separazione. Sì, quelli volevi sapere. Ora te li dice subito Deborah che li andate a prendere. E io nel frattempo mi inizio a lavorare il secondo fiore. Avete visto che basta un attimo sulla fiamma, eh? Allora, mentre Stefania Sì. lavora il secondo fiore, io vi faccio vedere, un bacione anche a te Stefania, vi faccio vedere i kit
Allora, il kit, diciamo kit, il tappetino da embossing, quello in lattice, lattice che sta usando Stefania, ed è questo, viene 3,80 euro. Mentre invece il kit di bulini, quindi due bulini, quattro punte, questi, 4,90. Allora, rivediamo Quasi finito. le pellicole che sono rimaste. Volete, le faccio vedere adesso o le Aspetta, aspetta facciamo vedere che ho dopo? quasi Le finito, sì. facciamo vedere dopo perché Stefania ha quasi finito, quindi ci prendiamo uno spazio alla fine per farle rivedere. Adesso vado a rifare quel lavoro di portarmi i petali nella posizione corretta. A questo punto io andrò a sovrapporre i due strati in questo modo, semplicemente inserendo della colla a caldo che già ho acceso qui nel centrale del sotto. Ora scusatemi, devo un attimo, forse mi vedete però un pochino. Metto la colla a caldo qui. Nel centro, Nel centro, ok. prendo l'altro strato, lo metto sopra e sempre con il bulino me lo vado a fissare. Sto un pochino così e considerate che già il calore della colla riammorbidisce un po' la pellicola, quindi in questa fase voi vi potete anche un po' risistemare i petali. In linea di massima l'ho fissata, esatto. Io ora al centro andrò a mettermi il fiore, ecco, e poi al centro ci andrò a mettere delle perline, dei glitter, quello che vi I pare, pistilli i pistilli. che su questo colore stanno benissimo oro. Nel Forse ce l'hai? frattempo, forse ce n'ho qualcuno qui. Facciamo subito una prova insieme vediamo. Qualcuno ce l'ho. Questi sono quelli di Staffel, Staffil, giusto? sì. Allora, sono a doppia testa, quindi. Sistema. Intanto se avete domande scrivete, Ecco, sì. così poi rivediamo le pellicole. Faccio il mio ciuffetto di pistilli. Ora devo solo vedere come inserirli. Se mi conviene fare un buco, potrei anche fare un buco. Intanto spegniamo la candela. Prima di andare a fuoco, io mi faccio sempre questo lavoro con i pistilli, guardate, con la guttaperca, perché poi così sono più comodi. Me li vado sempre a bloccare sotto. Sì. Li chiudo, faccio proprio il mazzetto così, poi stanno fermi. E sono anche diventano anche più semplici da inserire, capito? Okay. Ripeto, se nel frattempo qualcuno ha domande, le faccia ora o mai più. Ora un po' Davvero? allora. No, eventualmente anche a fine diretta, Sì. ma con messaggio WhatsApp, se no Sì, non sotto la no, diretta. certo, è che io tendo sempre a cercare di riempire i I tempi tempi morti morti, perché sì. è Da una cosa che non sopporto da teatrale, da teatrante, teatrante. e i silenzi e
momenti di buco mi danno Sono fastidio. imbarazzanti. Allora. Aspettate, ho deciso che lo faccio bucando, se ci Ok. riesco, senza bucare pure il tavolo. No, perché c'hai prima il tappetino che Sì. si Ecco, buca eventualmente. ho preso adesso la prima cosa che avevo A sotto mano, disposizione. che è il No, lagone, quello. Ok, vedete? Ho fatto un buco al no, centro. no. Vede? Ecco, sì, lo passo. Ok. Fatto un buco al Ciao centro, Cristina. forse me lo devo. Ciao Gri! Se me lo devo allargare un pochino, aspettate. Allarghiamo così, ok. E ci vado a inserire il mio mazzetto di pistilli. Preferisco sempre che sia un po' più stretto in modo che non ci casca dentro. Esatto. Facciamo un po' di fatica, ma non fa niente. È meglio così. Quindi nessuna domanda, vi è tutto Finora no, chiaro. non arriva Vi è nessuna tutto domanda. chiaro, eccolo qua. Ok, Vedete? eccola qua. Carina. No, Guardate no, no, quanto ferma, ferma. è Tirano un po' su. Ecco. Vedete quanto è carina? Così, eh? Ok. Quanto ci abbiamo messo? Un attimo. Un poco, perché diciamo che il tutorial effettivamente è cominciato alle 2, alle 3:05, sono un quarto d'ora. Sì. E chiacchierando, E chiacchierando. per cui veramente è un attimo. In questo modo, facendo il mazzetto dei pistilli così, avete proprio, avete anche il suo gambo, così Sì, esatto. magari può essere più semplice da, e poi naturalmente potreste inserirci anche delle foglie, ok? Mentre tu fai a Allora. Ok. vedere le pellicole, io mi attacco pure la foglia. Vediamo intanto le pellicole, tra virgolette, tra le vecchie e le nuove, eh. Allora, abbiamo qualche piccolina delle mini, che sono queste qui. Allora, le farfalle rosse sono queste. Dovrei metterci del bianco dietro, vabbè. Allora, le mini pellicole vengono tutte 1,70. Ecco, così la vediamo meglio. Aspettate, eccola qua. Poi la Love, quella con i fiori e le foglie con le scritte dentro, i petali fatti a cuore, questa qua, e ancora le farfalle, però nella versione dei toni lilla. Eccole qua. Queste sono le tre mini pellicole che sono rimaste. Poi andiamo sulle standard, quindi le pellicole grandi, che vengono tutte invece 2,60 euro. Quella è Abbiamo normale. qui la Dena, ancora farfalle, le farfalle quelle azzurre, con i colori dell'azzurro prevalentemente, infatti Azzurro. le blu butterfly. Queste qui. Le colorful, quindi le butterflies, quindi le farfalle colorate. Che sono nuove. Queste sono tra le nuove pellicole. Vedete, sono tante e tutte coloratissime. Anche questa dove ho sopra io il dito. Eccola qua. Ok.
Poi sempre tra le nuove mi sembra che siano queste. Con... Ah sì, il frangipane. Eccola. Per noi sicuramente, ora non ricordo se è una pellicola nuova. E questa è una di quelle che ne è rimasta una Una sola sola, perché sono questa che già vi sto finite. facendo vedere. Il frangipane, poi ci sono le daglie, che sono rimaste tre pezzi. Poi quelle con gli spruzzi dorati, quindi con l'oro, Rigoglio. la serie gold. Qui abbiamo la calla. Cambia il prezzo. Le gold vengono 3 euro. Queste pellicole con sopra questi spruzzi d'oro. Questa qui. Poi, sempre della serie Gold, abbiamo le classiche stelle di Natale, quindi nel colore classico. Eccole qua. Mentre invece stelle di Natale bianche su base oleografica e le pellicole oleografiche vengono 2,90 euro. Ciao Anna Maria, ben arrivata. Maria. Allora, lo vedete, sono la base oleografica, quindi super luccicanti. Eccole. Poi questa è nuova, quindi tutti gli elementi per comporre la ghirlanda, quindi le normali pellicole torniamo ai 2,60 Questa qua, se vi andate a rivedere le dirette di Monica, anche quella che ha fatto da qua, vedrete che l'ha montata su una ghirlanda fatta di dei fili fili di di zucchero, zucchero. esattamente. Allora, di queste ce ne sono un pochino, poi questa che è tra le mie preferite, è Christmas, si chiama semplicemente, però ha tutti gli elementi, le stelle, lo schiaccianoci, questi cuori che alcuni sembrano biscotti, il candy cane. Vedete, questa è proprio non natalizia, di più. Country, country, Sì, bella. molto carina. E anche di queste qualcuna ce n'è ancora. Poi invece la stella tradizionalissima, rossa proprio, la stella di Natale rossa. Questa è la serie dello scorso anno. Era 4, serie 4. La serie Ah, no. 116 Red Poinsettia. Questa. Poi vediamo un po' la stella di Natale bianca, ma questa volta su pellicola È quella trasparente che sto usando io, mi sa. normale, è quella che sta usando Stefania per il tutorial, è questa qui. Ah, poi questa è nuova. Come si dice in italiano? Ma Questo devi dire, fiore, non lo no? so, il dianthus rosso. Chi è esperto di botanica magari ci dice pure Fiore che fiore è. È scritto in latino, quindi teniamo il nome è originale, originale. che è questo. Poi. Ah, vabbè, c'è anche qualcosa ancora di estivo, delle stelle di Natale con le conchiglie. Questa infatti è stata abbassata a 2,50 perché fuori stagione. Quindi se qualcuna volesse accaparrarsela, questa è l'ultima,
perché poi ce n'è un'altra solo di stelle marine, così se la trova per la prossima volta. Questa tecnica è bellissima, ho avuto il piacere di conoscerla, probabilmente era molto simpatica, disponibile suggerimenti segreti, come li chiama lei? Sì, Esatto, esatto. esattamente. E questa solo di stelle marine, sempre a 2,50 in quanto fuori stagione, eccola qui. Cioè, per cui chi volesse o non ha fatto in tempo a fare qualche lavoro estivo può approfittarne. No, se vuoi ambientare il Natale al mare. Sì, beh, certo, È ai Natale pure tropici. per loro. In Australia tra poco a Natale è estate, c'è il Sì. cambio di stagione, no? Però vanno in giro col cappello di Babbo Natale sul surf. Allora, Eh sì. poi questo invece è un film adesivo, sempre 2,60 come le pellicole normali, e in questo caso sono le farfalle. Praticamente voi potete utilizzare queste farfalle adesive e mi mettete da parte la conchiglia e Con le quella con i fiori a fiori e cuoricino, sì. quella con i fiori a cuoricino. Qual è il fiore a cuoricino? Le prime che ho fatto le Ah, le lamine. piccine. Sì, Ok, Stefania, Stefania. ok? Allora, stavo dicendo, se voi ritagliate una di queste farfalle, e che sono già adesive, le usate come primo strato piatto, su cui poi costruire i vari strati, come vi ho fatto vedere, Stefania. Quindi questa andrà di piatto, in questo caso la farfalla che scegliete andrà di piatto. E sopra costruite con le altre farfalle. Grazie a te, Stefania. Allora lo faccio subito. Scusate un attimo perché sennò ho Sì. paura di dimenticarmelo e mi dispiacerebbe. Allora, le conchiglie, le stelle marine miste, questa è finita. E quella che dici tu, coi cuorici. Ah, È eccola la qua. prima. Sì, Che è la prima. Eccola qua. mi sa Aprite. che è finita pure quella. È finita pure quella. Per concludere la carrellata le abbiamo riassortite le confezioni di pellicole trasparenti, quindi neutre. Ok? Quelle dove andate voi a lavorare Dove poi andate dopo. a lavorare voi, queste le potete, ci potete fare il decoupage sopra. Questi sono alcuni esempi di pellicola trasparente poi decorata. Vedete, questi è la stessa qualità di pellicola di quelle già stampate, quindi è esattamente la pellicola che usa Monica. Nella confezione che viene 4,90 ci sono, il formato è a 4 e ci sono quante Mi pare pellicole qua. dentro? Non me lo Non ricordo. ricordo se è 4. Non lo vedo, però vabbè, non importa. Non c'è scritto. Non ce lo ricordiamo più, Va bene, però comunque un insomma, pochino. dovrebbero essere 4 se non Sì, ricordo male. potete farci il decoupage sopra con i tovaglioli per decorarvela e a quel punto usate la colla. Quella apposta del sospeso trasparente che, guarda caso, è anche colla da decoupage per carta di riso e tovagliolo. Quindi, al di là del sospeso trasparente, questo tipo di colla può essere utilizzata per, ciao Blanca, per Blanca. il decoupage normale su qualunque altra cosa che non sia il sospeso trasparente. Quindi, queste ancora ci sono perché le abbiamo riassortite con l'ultimo ordine, quello che ci ha portato Monica. Infine, volevo farvi rivedere anche la rivistina proprio sul livello base del sospeso trasparente, il manuale, dove ci sono tutte le spiegazioni che vi ha dato Stefania adesso in questo mini tutorial. E lì trovate anche per lavorare a livello base le pellicole trasparenti, cioè quelle Quelle neutre. neutre, quelle che abbiamo visto adesso, il manuale viene 2,50 euro. Quindi chi si vuole approcciare
alla tecnica, un po' con il manuale, un po' con i nostri video, potete provare anche questa tecnica qui che è bellissima. Anche gli scrapper le usano. Io devo sempre difendere la categoria, eh? Anche gli scrapper utilizzano il sospeso trasparente, ci vengono delle card meravigliose. Sì, anche perché poi ci sono alcune pellicole che si prestano anche solo, tipo quelle natalizie country, che si prestano anche solo ad essere tagliate e applicate. Non so se vi ricordate perché nel frattempo l'abbiamo venduta la scatola che avevo fatto io a San Valentino. Alcune erano modellate, altre semplicemente le avevo scontornate E e applicate usate piatte, come sì. Esatto. abbellimenti. Io nel frattempo sto facendo un altro fiore perché mi è venuto in mente come utilizzare queste stelle di Natale. Ah, Allora, aspettate, vi faccio vedere che nel il fiore frattempo ho anche completato, il applicato. primo, quel... No, 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 aspetta, non si vede. Vedete? Sì. Ho anche applicato Il la primo, foglia. quello con cui Stefania ha fatto il tutorial, è stato completato Completato. con le foglie, vedete, una e due. Eccolo qua. Quindi avete visto che con un quarto d'ora, perché abbiamo visto, ho controllato il tempo con l'orologio, il tutorial è cominciato a 2:05 e noi abbiamo finito a 3:05, abbiamo finito a 3:20, quindi un quarto d'ora. Meraviglia, dice Questa. Blanca, un po' con il vento che Come le ha messe le foglie, hai ragione, non l'ho fatto vedere, l'ho modellata singola, la un foglia. po' con il vento che oggi manca. Sì, l'ho modellata singola. Allora, se avete un secondo ancora di pazienza, a questo punto ve lo faccio vedere, tanto è finito. È finito pure questo, quindi alla fine ne abbiamo fatti due di fiori, eh. Esatto. Faccio vedere come applicare la foglia, cioè almeno come l'ho fatto io in questo caso, poi lo farò in tanti modi. Aspettate, datemi un secondo. Si sta spegnendo la candela, incredibile. Infatti. Eppure Antonè, siamo riparate dal vento. questo l'avevo ordinata, ma non ho capito se c'è o in preordine. Quale? Questa qua con le stelle? Questa che sto usando? No, questa c'è. Probabilmente te la abbiamo messa anche già via, perché tu hai delle cose via di sospeso. Ora te lo. Sì, sta della Blanca. La controllo. Controlliamo, ma comunque se Ok, avevi Blanca, chiesto aspetta questa, un c'è. attimo di pazienza perché se non è già via con le altre due cose, No, te mi la metto sembra di sì. via Mi perché. sembra di sì. Che c'è? Ne ha un paio, Blanca, di. Sì, c'è Blanca. Sì, infatti è stata già messa via. Ne hai due, te. Di pellicole, sì. Allora, guardate che sto tagliando la. No, vabbè, ma io devo risolvere questa cosa da candela, ma non si può sentire che me se sta spegne. Allora. Ciao Rosa, mi Rosa. potete dare i pistilli dei vari colori? Allora, ora ti facciamo vedere allora che colori ci sono. Oltre l'oro. Sì, Allora li c'erano. prendo. Allora erano orchidee, quelle della collana della diretta. Sì, Sì. tu poi hai preordinato, quelle non ci sono, mi ricordo, i garofani. Che Esatto, perché le quelle orchidee, non c'erano, le stelle le collane bianche già ce le orchidee. hai. Sì. Esattamente, Blanca, esattamente così. Allora, adesso Deborah va a prendere i pistilli così vedete quali ci sono a disposizione. Nel frattempo mi sono tagliata le foglioline così faccio vedere a Niki, se non sbaglio. Sì, come hai messo le foglie. Allora, i pistilli disponibili, quindi Antonella e chiunque volesse, dici anche ciao Rosa, ciao ciao. Ciao, bello. Allora, dici esattamente quali colori vuoi, che
Quindi abbiamo visto l'oro, che è quello che è stato utilizzato anche nel tutorial adesso sulla stella di Natale. Poi nero Per i papaveri. sì, per i papaveri. Nero, nero. Io così sto comodissima, quindi mi alzo. Bianco. Aspettate perché. Poi bianco che E il verrà. prezzo, dai? Allora, Costano tutti uguali, mi pare 2. Guardate, 2 euro a mazzetto. sì, bianco che è un bianco perlato. Ricordiamo, i pistilli sono di staffile. Giallo perla, sempre Erano perlato. papaveri, non garofani. Ah, sì, è vero, hai ragione, erano i papaveri. Questo giallo qui. Rosa, un bel rosa acceso. Allora, uno oro, uno nero per Blanca. L'ha scritto lì sotto. Perché no, ecco. Non lo so. Allora, Uno nero e uno oro. Ok. mentre lavi quelli di Blanca, faccio vedere come ho usato la foglia. Aspettate, voi scrivete Ok, intanto. poi ci sono, invece questi non sono di Staphyl. Ci sono rossi della Raglie. Rayer, queste con le capocchie Sono più grandi, più grandi, e questa è confezione e viene 2,90. Questi qua. sono praticamente uguali. No. No, quello so, ce n'è rimasto uno solo, un mazzo, scusate, Enorme, grosso, sì, sempre rosso con rosso, le case sempre di grosse. Rayer, però questo sì, Sì, ed è più come quantità rispetto a quello di con prima, quindi 4,10 euro. le capocchie Sono, sì, grosse. sempre con le capocchie grosse, è un bel mazzone, mazzolone. Poi ce n'è un tipo di stamperia che è sottilissimo, sono proprio filetti piccoli, 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 un mazzetto Di di tutti tutti i i colori. colori, Di Antonella, ok? rosso, quale vuoi? Quello piccolo, l'unico rimasto grosso di Miraglio. pistilli, fatti sapere. Allora, poi c'è questo sempre un giallo molto pastello che era di stamperia. Una confezione così che viene 1,50 euro, sottili, Muscoli. sottili, sottili, eh? Questo. E per finire, del bianco, non mi ricordo di chi fosse, questo mazzolino qui, Quel mazzo perché lì. sono poche, Sì, c'ho sono a qui poche poche. capocchia grande, bianco perla, però è solo questo mazzolino qui, quindi non tanto, e viene 90 centesimi. Allora, Ok, ora allora vedo. Antonella, uno per colore, te Dici lo puoi del variare? rosso quale vuoi, se quello grande o Sì. quello piccolo. Rosso Rosso piccolo, piccolo, molto bene. perfetto. Ok. Allora, aspettate, io sono quasi pronta a far vedere come ho attaccato le foglie. Aspettate. Oddio, questo si fa attaccare insieme. Ok, ecco qua. Riguardo il finale della diretta, da dove? Riguarda Ah, sempre. ok. Ora, ciao Maria Adele. Ciao Maria Adele. Ok, Niki, sì, tanto ecco, lo sto facendo, lo sto per far vedere, eh.
come ho attaccato le foglie. Ok, allora Antonella, anche i tuoi piccini sono a posto. Ok, allora nel frattempo che Stefania fa le ultime rifiniture, se avete domande, Sì, fatele. fatele tranquillamente, poi vediamo questo altro fiore e vi salutiamo. Tanto questo qua ho lavorato esattamente come il precedente. Aspettate che sto mettendo dentro i pistilli e poi finiamo attaccando la foglia. Le foglie. Ah, siete state tutte Ok. attentissime, avete capito Mappa. tutto, Sì, non avete sì. fatto domande. Quindi Bene, meglio. è Così siamo vero. state chiare. Se mi... Messo i pistilli. Allora, cosa ho fatto con le foglie? Me le sono modellate prima di tutto. Certo. Ok. Poi vado a vedere dove la voglio mettere. Ecco, una la voglio così. Quindi mi vado a mettere un po' di colla a caldo qua, su questo punto. Colla a caldo qui e la faccio aderire un pochino. Ecco, la rosa, aspettate, non so se l'inquadratura è No, aspetta, giusta. la devi sempre un pochino. Eccola qua. Ok, Ok, sì. ne vado a mettere anche un'altra. Ecco, la voglio qui. Quindi cerco sempre il punto dove andrà a appoggiare, no? Il punto di attrito e ci vado a mettere la colla. Allora, niente, lo guarderò in registrata. A presto, Maria Tere, grazie a Ciao Maria te. Tele, ecco qua. E l'ho messa anche di qua. Aspettate, ora appena attaccato bene, ve lo faccio vedere. Ok, Ok. la candela nel frattempo si è spenta, ma brucia Vabbè, lo pazienza, stesso. ma tanto. Questo anche per farvi vedere, perché tante di voi lamentano difficoltà nell'attaccarli. Se usate la pistola a caldo giusta, la Sì, colla giusta, esatto. non hanno assolutamente nessun problema ad attaccarsi e non si staccano più. Vediamo un po' se sta Quindi inquadrando diciamo che bene. l'oggetto finito, attaccarlo su un altro Dipende oggetto, dove una lo devi. scatola, una cosa, Allora, se carta, andiamo. cartone, legno, stoffa, Ok. eccetera, potete andare tranquillamente con la colla a caldo. Se Perfetto. sono materiali, diciamo, freddi, quindi ceramica, vetro, cose del genere, o una addirittura una colla bicomponente o la block. Quindi, questi sono i nostri due fiori realizzati. Eccoli qua, vediamo se si vedono. Sì, e sono bellissimi. E io dalla pellicola ancora ce n'ho un altro da Da farmi, che poter adesso fare, sì. me lo metterò a fare così, perché poi vediamo un attimo, ma credo di applicarmeli. Ve lo ricordate questo? Ti ho visto la demo di Siccome è Monica. ancora da finire e Monica ci strillerà perché non l'abbiamo ancora finito, io sto pensando che ci farò una cascata di stelle di Stelle. Natale, credo. Vediamo un attimo, comunque me le faccio poi. Oh, lo ripetiamo, se volete vedere la demo di Monica dell'ultima volta, quindi della scorsa settimana,
La potete vedere solamente sulle nostre pagine Facebook perché per una questione di copyright non possiamo mettere le demo di Monica sul canale YouTube. Per cui dovete per forza andare a scartabellare, stavolta di poco, di una settimanella, le pagine nostre Facebook, andate indietro di una settimana e trovate la demo di Monica dell'ultima volta che è venuta qui. Sì, Centona, Sì. perché tu oltretutto, Rosa batte le mani, oltretutto tu Antonella hai avuto la fortuna di vedertela dal Dal vivo, mio. per cui te la ricordi bene. Comunque, se volete un'infarinatura di come ha fatto quell'albero lì che Stefania completerà con le stelle di Natale, guardatevi la demo. Mentre invece, se volete vedere la colorazione dei fiori di I zucchero, fili. dei fili di zucchero, scusate, dovete andare sempre sulle nostre pagine Facebook, ma fare la ricerca scrivendo 28 maggio, perché era la penultima volta che è venuta qui, che era fine primavera, quindi nella demo del 28 maggio di Monica che trovate nelle nostre pagine Facebook c'è la colorazione dei fili di zucchero, da come si apre la bobina alla colorazione a come eventualmente applicarli, ok? È un po' lunghetta, però vale la pena perché quella è proprio solo la tecnica di colorazione. Allora, noi abbiamo Io finito. sì. Ah, io Stefania sto continuando continua. ormai mi ha preso la cosa. La cosa? Io quando tiro fuori una tecnica e poi devo finire tutto il materiale che ho. Esatto. Allora, noi vi ringraziamo, ci vediamo domani, che è venerdì, sempre alle 15, ancora non sappiamo con cosa, ma ci verrà in mente. E se volete, no, stavo per dire, sì, se volete chiederci qualche pellicola, ciao ragazzi, il forno mi chiama, Ah, bene, bene, Rosa, ok, ciao. vai, ciao. Se volete ordinare qualche pellicola che magari avete visto oggi e non avete visto l'altra volta o comunque riassortire qualche pellicola che già avevate, fate il print screen di questa diretta e ce lo inviate al 370 10 25 425, poiché noi prossima settimana dobbiamo fare un altro ordine a Monica perché quando è venuta, come sempre, è finito tutto o quasi. E in questo ordine inseriremo le vostre richieste. Per cui, Oltre a quello che è già disponibile, quindi sì, lo oltre a quello che è prendete. già disponibile, e non ci sono problemi. Se chiedete qualcosa che non lo è, ce lo fate sapere e noi lo inseriamo nel riassortimento che dobbiamo fare a Monte. Ok. Bene, allora, grazie mille. Pensiamo che vi sia stato utile quest'altro ripasso che Un abbiamo. ripasso va sempre bene, Sì, vero Antonella? perché abbiamo pensato, appunto, siccome crescete sempre di più in questa tecnica, voi che vi avvicinate a questa tecnica siete sempre di più, quindi ogni tanto un ripassino della tecnica base bisogna farlo, per cui oggi abbiamo pensato appunto a questo. Buon Ok. proseguimento di giornata, Ciao. buon pomeriggio e ci vediamo domani alle 15. Ciao ciao! Ciao.